Buongiorno a tutti amici, da un cielo che oggi sembra bello sereno. Beh, colgo l'occasione di due commenti per parlare però in realtà di due lavori molto semplici, molto umili, che non richiedono una particolare formazione né la conoscenza di lingue, ma che in effetti sono un'ottima idea qua sull'isola per vivere in maniera assolutamente dignitosa, per essere messi comunque in regola e per partire da zero in quello che per molte persone, lo era pure per me, era il sogno di una vita da expat alle Canarie, Fuerteventura. Volevo poi rispondere mandando anche un abbraccio enorme ad Alberta, perché è un'altra persona che mi segue da molto tempo, me la ricordo bene e sono felicissima di averla ritrovata nei commenti. E mi fa una domanda che nella sua totale semplicità, cioè si trova il lavoro lì da lavapiatti a Fuerteventura, come funziona? Apre un piccolo discorso, nel senso che sì, si trova tantissimo questo tipo di lavoro ovviamente, perché quest'isola vive di turismo, ristorazione, quindi hotel, ristoranti, bar, eccetera, eccetera, e c'è oltretutto da fare una piccola differenza tra il lavoro di lavapiatti in hotel e il lavoro di lavapiatti nell'ambito dei ristoranti, perché ho visto con i miei occhi tutte e due le cose e posso fare due o tre commenti. Mondo hotel, devo dire consigliatissimo fare quel tipo di lavoro lì, perché rispetto a un ristorante, io, che se ne dica, perché a volte non sono tutti d'accordo, ma per dove ho lavorato io, in particolare il Baia Lobos, altra in realtà, è un lavoro molto meno pesante che il ristorante, dove bene o male, vedi, povera gente sommersa di piatti, pentole, padelle, cose devastanti che se ne stanno proprio lì a strofinare a mano e cavolo, aiuto, aiuto, mentre in hotel c'è talmente una stanza piena di macchinari super tecnologici, professionali, organizzatissimi per lavare, che alla fine sei una persona che gestisce molte macchine, tra l'altro con l'aiuto spesso di un cameriere, perché quasi sempre negli hotel, mi è capitato in quasi tutti gli hotel dove ho lavorato, che ti tocca anche il ruolo una volta a settimana. Tocca, dicevo, il ruolo del repasso, cioè appunto affiancare il fregancin, perché si chiama così il lavapiatti qui, in questa stanza appunto che si chiama spesso l'office, cioè dove ci sono tutte le macchine per lavare i piatti, eccetera. Quindi, visto che lavoro in hotel, spesso, anzi diciamo sempre, riguarda il buffet, significa che il cameriere di turno aiuta il fregancin a riporre tutte le cose pulite nei carri, a finire magari di asciugare le posate e lavori di questo genere. In più la paga in hotel, a quanto ho capito, a quanto mi è stato detto, è assolutamente equiparabile a quella di un cameriere, perché più o meno si dovrebbe aggirare intorno ai 1400 euro al mese. Tutto segnato, tutto in regola pure lì. Ora, piccola parentesi però sul mondo dei ristoranti. Tutti potrebbero pensare, per quello che ho detto, che dici vabbè, allora conviene farlo solo in hotel, punto. Diciamo che per una serie di cose sì, però c'è una piccola eccezione: siccome il fregancin in hotel quello rimane, non c'è un'evoluzione di carriera, c'è quel ruolo, poi c'è l'aiutante di cucina, il cuoco, eccetera, e non c'è questa permeabilità, insomma questa crescita da fregancin a altri ruoli che io abbia visto, parlo sempre per la mia esperienza e quella che mi è stata quantomeno raccontata direttamente. Mentre invece quello che ho visto appunto con i miei occhi, le persone che ho incontrato spesso come aiuto cuoco nei ristoranti dove ho lavorato, mi hanno raccontato di essere partiti come fregancin, come lavapiatti. Quindi per un giovane che magari si vuole creare una carriera in cucina, crescere, fare un po' di gavetta e poi magari passare appunto a aiutare in cucina e eccetera eccetera eccetera, forse un'esperienza invece in un ristorante ha parecchio senso, perché se uno poi come lavapiatti è sveglio e non solo è costante come persona, perché qua spesso anche quello conta, beh, è facile che dopo 2 o 3 mesi ti cominceranno a far fare 2 o 3 cose in più per quello che riguarda preparazione degli alimenti, quello e quell'altro, e più uno dimostra di saper fare le cose, più insomma entra a far parte della brigata di cucina in maniera un po' più interessante. Quindi questo è quello che posso dire per esperienza, per visto e per sentito, per ciò che riguarda il mondo del lavoro di lavapiatti in un posto dove non è marginale parlarne, perché appunto vive di ostelleria, come si dice qua, e quindi è un ruolo molto ricercato e diffuso. Dopo tutto questo bel discorsetto sul mondo del fregancino, ovvero del lavapiatti, mi ricollego invece a una domanda sul mondo dell'edilizia, las obras, come si chiamano qua, e vista la lunga esperienza in hotel ho pensato di dire una cosa, secondo me, non stupida. A
proposito dell'idea di lavorare come operaio, che era una cosa che mi veniva chiesta proprio appunto in un commento, avevo fatto tutto un discorso dicendo che per quello che so, per quello di cui le persone che conosco mi avevano parlato, appunto c'è questo aspetto negativo di inseguire il lavoro del datore di lavoro per farsi pagare, perché nel mondo dell'edilizia eccetera spesso non c'è un contratto solido, collettivo come quello che si incontra per esempio in un hotel. E allora ho fatto pure un altro pensiero: però in hotel le persone che hanno questo tipo di capacità, cioè che comunque più o meno qualcosa che riguarda, non so, il dipingere le pareti, oppure il fatto di piccole riparazioni, che sia di macchine, che ne so, da cucina o cose varie, o persino tavolinetti, sedie, piccoli arredi, beh, questo è un ruolo che in realtà in hotel esiste. Ovvero ci sono varie persone in hotel che vengono assunti come manutentori, cioè la manutenzione in hotel, per cui da ridipingere di bianco dove un muro invece di essere solo sporco la cameriera ai piani non lo può pulire perché si è macchiato, la lavastoviglie che magari si è inceppata e se non è una cosa proprio che si è rotta da cambiare, perché lì la cambia l'hotel, magari la ripari, piccole cose di questo livello qua, che devo dire, chi ha questo tipo di capacità, e sono veramente tanti, soprattutto i maschi, senza fare sessismo, però che spesso sanno mettere mano ovunque, aggiustare un po' tutto, beh, questo per esempio potrebbe essere un pensiero intelligente, cioè partire è un ruolo dove non ti serve più di tanto conoscere le lingue, certo se un minimo lo spagnolo sì, più che altro proprio perché il mondo di lavoro si svolge in spagnolo, ma veramente le basi, e per il resto saper fare un po' di tutto. Belli per esempio si ha pure in quel caso un ottimo contratto che più o meno credo sia 1.400 rotti e qualcosa, in regola come qualunque ruolo in hotel, 5 giorni a 8 ore al giorno e poi 2 giorni liberi, e quindi credo che sì, candidarsi come persona della manutenzione in un hotel possa essere un'ottima idea per chi non ha delle qualifiche per ciò che riguarda l'istruzione molto specifiche, ma che è una di quelle persone che, come si dice a Roma, ha le mani d'oro e sa fare un po' di tutto.